Deimos. La forgia. Lo sapevo, ti ho lasciato troppo nell'Animus. I tuoi parametri vitali sono critici. Non capisci. È la conferma che Alexios non solo possedeva tecnologia ISO, ma poteva anche potenziarla. Immagina la potenza di quel bastone. Lo ammetto, sarebbe una scoperta incredibile. Ma sono un medico e devo verificare che tu stia bene. Ora riposati un po' prima di tornare da Alexios. Se insisti, ma solo perché ho del lavoro da fare qui fuori. Ritrova la lucidità. Ci manca solo una leader con i sintomi dell'effetto osmosi che si mette a infilzarci con la lancia perché pensa che siamo ittiti o traci. Non lo farò, anche se i traci sono simpatici. Siamo una squadra. Ti copriremo le spalle finché non avrai finito di indagare. Lo so. Ieri Kyoshi ha reso sicuro l'attico e tiene tutto sotto controllo. Alanna è disponibile per fare ricerche storiche. E io sono qui per te se ti senti confusa dall'Animus. La mia psicologa. Dottoressa, come ti senti ora che siamo vicinissimi al bastone? Il bastone è importante, ma i Templari e gli Assassini hanno già trovato bastoni dell'Eden in passato. Nikola Tesla ne ha fatto esplodere uno in Russia, mi pare. Stavolta è diverso. Se quello che ho visto in Egitto è vero, questo bastone non controlla solo la mente, ma anche la materia. E il tempo. Immagina riscrivere le leggi dell'universo. La lancia che hai trovato è qui. La lancia è legata a una stirpe. Leonida, Alexios e Deimos, cioè Cassandra, erano intimamente connessi a essa. Ma sei sicura di poter usare il bastone di Ermete? No, ma se lo prendono i Templari non si fermeranno finché non troveranno chi possa farlo. Allora, che ne pensi del mio nuovo Animus? Vuoi dire il nostro nuovo Animus? È roba dell'Abstergo. Che io ho modificato in ogni minima parte. È un prototipo di console Animus variante Brahman con capacità input-output potenziate al massimo. Ultra portatile, con più potenza di calcolo di NASA e CERN messi insieme. Già ragazzi, figo, soprattutto anche adesso stavolta ce ne mettiamo anche fottuto VR. Il visore, fanculo. Vado a farmi un giro. Peccato non avere più accesso alla palestra dell'Abstergo, eh? L'iscrizione costa troppo. Vediamo un pochettino i dati. Siamo qualche dato non di aggiornamento. Affascinante. Laila, riesci a credere che stiamo incontrando Erodoto in persona? Ci credo e come? Parla un sacco. Posso fare qualcosa per te? Quello che sto vedendo di Alexios corrisponde alle tue ricerche? Ho impostato l'Animus per usare il libro come riferimento. Quel libro è un'opera perduta di Erodoto. Lui ha praticamente inventato la documentazione della storia. Le figure storiche corrispondono. Cleone, Pericle. Motivo per cui mi sono unita agli assassini. I più lo farebbero per giustizia o per saltare da un tetto all'altro, ma sì, anche la storia è interessante. Adoro la storia fin da quando mio nonno mi raccontava di suo nonno irlandese. Era un marinaio e un avventuriero. Io porto avanti la tradizione di famiglia. Mi sento così fortunata. La fortuna la si crea. Perché me lo ripetono sempre tutti? Ho incontrato Erodoto, ma non so molto di lui. È un genio. Le sue storie sono considerate il testo più importante della Grecia classica. C'è gente che ha basato la propria carriera sull'analisi delle sue parole da prospettive diverse. Vederlo nel suo mondo, camminare nella polis e... scusami, è praticamente il mio eroe. Ognuno ha i propri eroi. Yeah. Ti lascio al tuo lavoro. Se ti serve qualcosa, fammi sapere. Forse ho... Riunione della squadra, vediamo un po'. Dal Texas usa le lingue italiano, inglese e italiano finalmente, eccellente, mi combatte nel corpo e con armi da fuoco, eccellente nel lavoro, sotto copertura turista, commerciale d'arte, questa volta no. Fuori nei servizi per motivi personali. Candidato numero 2. Da Boston usa lingue inglese, latino, greco antico. San
scritto storico e giocatore di rugby a compiti di combattimento ancora da valutare. Lessico come i documenti di che architetti delle chiese costruiscono un punto fuori non è ancora attualmente nell'estremo professionale. Mission Cadente di Kyoko Duma da Hokkaido, Giappone, lingua Giappone inglese, eccellente di come ancora alla bianco alla ma bianco armi a fuoco ex Yakuza. Vabbè, faceva parte della Yakuza, quindi se sente noi, minchia. Eccellente lavoro sotto coperta abile come cuoco, invece chef che un chef per un ristorante a Cold Lake City è una una sagra, sì, ma sicuro che non esagero, quello deve riprendersi da una missione molto complicata. Da Quebec, Canada, lingua francese e inglese, cazzo. Psichiatra dottorato in psichiatria specializzata nell'approccio del sistema naturale funzionale della memoria. Contrazione alla pressione psicologica, ha lasciato psicologo dopo le ascendenze reclute da William Mice per le sue abilità. Attenzione, se la uccidi dovrai trovarti un nuovo lavoro. Realtà e simulazione. 30 marzo 2018. Mi sono concentrato nel terzo secondo qui la nostra realtà sarebbe solo una simulazione e sono finita dei più a sud di internet. Al momento sto raccogliendo informazioni che mi pare che sia di un po' dieci manufatti religiosi con poteri soprannaturali. Tox. Miracolo se Enrico porta questa buona addirittura divina. Non scordate di descrivere quanto mi sono. No, prima con un video incredibile, iscrivetevi al mio canale. Realtà, forse questo è un codice. Rivelati i segreti. Il colpo di un Quebec. Laila.
Sì, gli stirpi di Rasilo, però tra le st... Sì, non so qui. Hier soir, un cambriolage a eu lieu à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Heureusement, les dégâts au bâtiment historique sont minimes. Le secrétariat de la paroisse rapporte que les malfaiteurs sont partis en laissant derrière la cible du vol. Ecco qua, bravo. Scusate, ragazzi. Ragazzi, fio. Bah, gai per la Grecia.
leggi i primi video? Il libro perduto di Erodoto. La lancia di Leonida. Se non lavorassi per gli assassini non ci crederei. Non so ancora se ci credo. Ma con un po' di fortuna e di ricerche avremo la scoperta archeologica del secolo. O meglio, l'avremmo se potessimo pubblicarla. Cazzo, quante email? Ecco il funerale. Serve qualcosa? Ti lascio al tuo lavoro. Il centro dell'universo, 400 a.C. Il centro dell'universo, 400 a.C. Ti serve? Ti lascio al tuo... Se ti... Le aquile non sono male, ma una scimmietta sarebbe il massimo. Le aquile non sono male, ma una scimmietta sarebbe il massimo. Le aquile è meglio. È un solito noi. Chissà se i gemelli Frey riconoscerebbero Londra oggi.
I tetti saranno gli stessi. Chissà se i gemelli Fry riconoscerebbero Londra oggi. I tetti saranno gli stessi. Già, ragazzi, praticamente Ivy Fry ha un piccolo easter egg per conoscere con il gioco di la confraternita di Assassin's Creed. Già, Ivy e Jacob Fry. Chissà se i gemelli Fry riconoscerebbero Londra oggi. I tetti gemelli, saranno già gli stessi. Ce l'ho tutti due finalmente, cazzo. Ok. Odyssey, già. Come va lì fuori? Bene, nessun pericolo in vista. Lavorare ancora insieme è bello. I nostri metodi sono compatibili. Ce l'hai ancora con me dall'ultimo incontro con l'Abstergo? Mi dispiace, non sapevo che quelle colline in Quebec fossero così ripide. Ma ehi, i tuoi riflessi da Yakuza ci hanno salvato. Scusa, ex Yakuza. Siamo tutti vivi e le ferite sono guarite. È tutto ciò che conta. Certo, torno all'Animus e seguo la traccia lasciata da Erodoto per trovare il bastone. Ma ci sono un sacco di possibilità, un sacco di scelte. Non è facile prendere quelle giuste. Tu eri nella confraternita giapponese. Cosa faresti? Farei un passo alla volta. Osserverei prima di agire. Oppure ucciderei tutti e li perquisirei in cerca di risposte. La scelta è tua. Grazie per l'aiuto prezioso, Kiyoshi. Ti lascio al tuo lavoro. Farò rapporto se l'Abstergo si fa viva. Kiyoshi. Sembra Third Echelon. O era Fourth? Sembra Third Echelon. O era Fourth? Già un piccolo easter egg. Lui. Peccato essere andati via senza bere dell'altro caribou. Peccato essere andati via senza bere dell'altro caribou. Ho una visuale sul cuce. Nessun pericolo in vista. Ho una visuale sul cuce. Nessun pericolo in vista. Oh cazzo, è buggato. Chissà se i gemelli Fry riconoscerebbero Londra oggi. I tetti saranno gli stessi. Già. The Rabbit. The Il centro dell'universo. Sei sicura di voler rientrare nell'Animus? Ho idea che starai lì dentro per un bel po'. Sì, sono pronta a tornare da Alexios. Ok, sarò sempre qui con te. Minchia, tutte le scelte quali sono? Nel giorno continuo spazio tempo bello.
Ora la mia lancia è più forte. La setta non ha speranza. Leon, la lancia Leonida può potenziare la lancia alla forge di Efesto usando i frammenti di un manufatto, così puoi recuperare i frammenti di un manufatto. Consulta. So, there. Ho nascosti nel cuore degli uomini, per questo lo strappo alle mie vittime. Gli schiavi ti comprendono meglio quando incidi le tue regole sul loro cranio. Quanto vale una vita senza migliaia di altre che dipendono da essa? Serve la democrazia quando le dracme dominano il mondo! La setta non è nulla senza di me. Persino gli dèi fuggono al mio cospetto. Inginocchiati o muori. Alexia. Sarà finita solo quando sarò l'ultimo a restare in piedi.
ragazzi. Ragazzi, Paiens, beh, Erodoto ne sarà felice, è evidente. Qualcuno è stato qui molto tempo prima di noi. Leonida sapeva di questo posto. Freccia. Dobbiamo parlare. Alexia. Fratello e sorella. Non è stato difficile trovarti. Sei venuta da sola. Stai bene? Cassandra. Cassandra, sei viva. Non mi toccare. Dai, sorellina. Devi raccontarmi tutto. Che ti è successo? Non devo raccontarti niente. Non ti conosco. Beh, io conosco te. Non fa niente. Ci sono cose più importanti di cui parlare. Hai ragione. Come la trovata del manufatto. Hai attirato la mia attenzione, se è quello che volevi. Cosa? Il manufatto ha mostrato la verità. Siamo fratelli e siamo sopravvissuti a Sparta. Sì, ha mostrato la verità e ha confermato quello che già sapevo. Che tu mi hai buttato giù da una montagna! Spagni. Se è questo che pensi, Cassandra, devi aver sbattuto la testa venendo qui. Ho sentito la storia, e non da un bugiardo come te, e non chiamarmi mai Cassandra. Giusto, Deimos. No, lei non posso dire di conoscerla. È una semidea, venerata e temuta dalla setta e da tutto il mondo greco. Non. A me sembra pura fantasia. È stata la setta a farti credere a questa storia. Fossi in te, chiuderei quella bocca. Se non vuoi che lo faccia io. Non l'hai fatto quando ne hai avuto l'occasione. Non lo farai nemmeno ora. È un'idiozia. Dobbiamo trovare nostra madre. Non mi interessano le rimpatriate. Voglio solo sapere cosa credi di fare. Quello che fa la tua setta. Cerco Mirine, nostra madre. Non cercano lei. I tuoi amici non la pensano così. Lei è il loro prossimo bersaglio. Se mai la cercassero, sarebbe per ucciderla. Ma se non sai dove si trova, significa che ha abbandonato anche te. Davvero triste. Anche se siamo stati abbandonati, siamo sopravvissuti. Possiamo riportare le cose come erano, dobbiamo solo trovarla. Alla setta non importano i sentimentalismi o la famiglia. Il suo unico scopo è il controllo. Oh, ci sono, amico. Non. Non, non ho mai trovato mica non. Non ho mai. Non ho mai trovato Nicolano. Se cercano tutti noi, hanno una persona in meno da trovare. Ho ucciso Nicolano. Ma guarda, fai tanto il moralista, ma poi sei esattamente come me. Non mi importa ciò che pensi. Troverò Mirine. Fa la cosa giusta. Vieni con me. Cosa?
La cercheremo insieme. Potresti aiutarmi? Oh, credi che l'amicizia sia la... Ho sbagliato, Cristo. Posta. Io e te come due bi... È responsabilità, non debolezza. Non abbandonerò la mia famiglia solo per vendicarmi. Responsabilità? Non farmi ridere. La setta ha un piano e non si lascerà ostacolare da gente come te. Dare la caccia a tua madre non gli basta. Non siamo rapitori. Siamo politici. Chi non sta con noi è contro di noi. E pagherà per i suoi errori. Come me. Come te. Ho sentito che vuoi andare ad Atene. Quando sarai là, di a Pericle alla sua feccia elitista che i prossimi sono voi. La setta ha lasciato in vita Mirina e anche Nicolao. Perché ucciderli ora? Perché tu vivi. Sei tu la causa. La setta è potente, ma i suoi membri sono... Ho sbagliato, la scelta adesso... Io ho il sangue degli dèi. Perciò pensano che ce l'abbia anche tu. Ma scopriranno quanto si sbaglia. Oh ragazzi, sbagliato a mettere giusto. Darò la caccia alla setta. Hai visto quanti siamo? E di che cosa siamo capaci? Credi ancora di avere una possibilità? Mettimi alla prova. A quanto pare avere fegato è una cosa di famiglia. Dici che abbiamo lo stesso sangue. Vediamo cosa sai fare. Non prima di aver... Sì, pur sempre mia sorella. Ci siamo ritrovati, sorella. Ti ho detto di non toccarmi. Deimos! Ho sbagliato, ragazzi, allora. Ho sbagliato, ragazzi. Ragazzi. Raga, poi sono bene questa cazzo di... C'è che cazzo... Controllo. Scusami ragazzi. Adesso andiamo. Detesto sbagliare le scelte. No, la scelta giusta. Ho sbagliato. Oh, cazzo. Dobbiamo parlare. Adesso devo pensare a te molto, sono stanco, lucidità. Non è stato difficile trovarti. Sei venuta da sola. Stai bene. Non mi toccare. Dai. Non devo raccontarti niente. Beh, io conosco te. Hai ragione. Come la trovata del manufatto. Cosa? Il manufatto ha mostrato la verità. Siamo Sì, ha mostrato. Credi che sia così semplice? Su, Cassandra. Parliamo. Smettila di chiamarmi così. So cosa accadde quella notte. Sbagli. Giusto. Deimos. No, lei non posso dire di conoscerla. È una semidea. Venerata e temuta dalla setta. A me sembra pura fantasia. È stata la setta a farti credere a questa storia. Ecco. Fossi... Non l'hai fatto quando ne hai avuto l'occasione. Non mi interessa. Quello che fa la tua setta. Non cercano lei. I tuoi amici non la pensano così.
Lei è il loro prossimo. Se mai la cercassero. Ma se non sai dove si trova, significa... Anche se siamo stati abbandonati, siamo sopravvissuti. Alla setta non importa, noi... Se è vero che ci cercano, di loro che non troveranno mai Nicola. È svanito nel nulla. Credimi, l'ho cercato. Se ho trovato te, il figlio perduto di Nicolao, troverò anche lui. E quando lo farò, si pentirà di non essersi buttato lui da quella montagna. Non mi importa ciò che pensi. Troverò Mirine. Fa la cosa giusta. Vieni con me. Cosa? La cercheremo insieme. Potresti aiutarmi? Oh, credi che l'amicizia sia la risposta? Io e te come due bimbi smarriti in cerca della mamma. Ecco. Sei così debole. Non è debole. È responsabilità, non debolezza. Non abbandonerò la mia famiglia solo per vendicarmi. Responsabilità? Non farmi ridere. La setta ha un piano e non si lascerà ostacolare da gente come te. La setta ha lasciato in vita Mirin e anche Nicolao. Perché ucciderli ora? Perché tu vivi. Sei tu la causa. La setta è potente, ma i suoi membri sono mortali. Io ho il sangue degli dèi, perciò pensano che ce l'abbia anche tu. Ma scopriranno quanto si sbagliano. Dare la caccia a tua madre non gli basta. Non siamo rapitori. Siamo politici. Chi non sta con noi è contro di noi. E pagherà per i suoi errori. Come me. Come te. Ho sentito che vuoi andare ad Atene. Quando sarai là, di a Pericle alla sua feccia elitista che i prossimi sono loro. Darò la caccia alla setta, sappilo. Hai visto quanti siamo. E di che cosa siamo capaci. Credi ancora di avere una possibilità. Mettimi alla prova. A quanto pare avere fegato è una cosa di famiglia. Dici che abbiamo lo stesso sangue. Vediamo cosa sai fare. Non credi di avermi fatto male. Combattere, no. Ci siamo ritrovati, sorella. Ti ho detto di non toccarmi. Deimos! Malacca. Erodoto non ci crederà. Devo dirgli cos'è successo. Lei per adesso è troppo forte per me. Se chi ha te qua, prendimi. La leggenda era vera. È stato magnifico. Che ti è successo? E la tua lancia... Calmati, Erodoto. La mia lancia è più forte ora. Lo sento. Avevi ragione. C'era una specie di manufatto. Mi ha mostrato una visione. Di me e di mia madre. Allora, l'antica civilizzazione è reale. Alexios, non hai idea del potere che possiedi racchiuso nella lancia di Leonida. Non è tutto. Deimos mi ha seguito. Mi ha detto che la setta si sta già muovendo. Ci stanno cercando. La mia famiglia. Pericle. Perché dirtelo se non per attirarti in trappola? Non importa. Dobbiamo andare ad Atene e avvertire Pericle. E dobbiamo trovare mia madre prima di loro. Allora raggiungiamo la Pnice. Se è Pericle che cerchiamo, lo troveremo lì.
pronti ad navigare! Rieccoti! No. Non è il momento di cantare. Mare si permetta, mare, mare si se offrire. Su i remi! Mare la voce. Dovremmo raccogliere qui i risultati. Mare si permetta, mare si se offrire. Alzate quella vela! Timone! C'è il morto. E molte incognite all'orizzonte. Verso il mare aperto! Così, andiamo! Bene, ora! Solo pirati? Quando sarai pronto, raggiungimi alla Pnice, ad Atene. Andiamo, andiamo!
Atene. Vediamo cosa ha in serbo per me questa città. Forza. Fermo. Ci siamo. La famosa acrobata, una testimonianza dell'abilità e della maestria umana. Un papiro. Quanto pare di tennista. Atene, secondo trimestre, super. Scusate. Super grande di colline. Atene, di sopra. Dea della guerra. Sbagliato, arti di roccia. Ed è saggezza.
Kyra, forse ho del lavoro per te. Se combatti bene, come dicono. Mi conosci? Non montarti la testa. So tutto quello che succede in questa città, Mistius. Viste le tue lusinghe, come posso rifiutare l'offerta? Non voglio lusingarti, ma ingaggiarti. Devo sbarazzarmi di qualche bersaglio spartano. Credo che tu ti sia fatto un'idea sbagliata di me. Generale... Demostene. Non uccido su commissione, se è quello che ti aspettavi. Pensavo ti interessasse guadagnare delle dracme. Mi sbagliavo? No, non del tutto. E va bene, cosa vuoi? Le mie spie riferiscono che gli spartani si stanno muovendo. Voglio che tu li rallenti. Infiltrati nelle loro fortezze ed elimina i comandanti. Ha senso, credo. Lieto che tu approvi. Dovrai portarmi i sigilli dei comandanti che uccidi come prova. Ti ricompenserò bene. Non mi sembra la classica tattica ateniese. Non lo è, ma funziona importante. Abbiamo già perso troppi ateniesi contro quei selvaggi, seguendo le tattiche tradizionali. Gli altri generali disapprovano, ma non lascerò che sprechino le nostre possibilità. Cosa vorrebbero fare? Vogliono combattere onorevolmente, schierando le nostre forze contro gli spartani. Non vinceremo una prova di forza contro quelle bestie. Dobbiamo superarli in astuzia. Quindi, ucciderai i comandanti? D'accordo, accetto l'incarico. Bene. Non sono autorizzato a impiegare i nostri uomini per farlo, ma non mi lascerò ostacolare. Cosa hanno di speciale i sigilli? Appartengono solo ai comandanti spartani scelti, responsabili di intere fortezze. Morirebbero prima di separarsene. Portami i sigilli come prova della loro morte. Dove posso trovarli? Gli spartani hanno invaso il territorio ateniese, conquistando forti che un tempo appartenevano a noi. Fagliela pagare per ogni sopruso. Qual è la tua strategia? Fare di tutto per proteggere vite ateniesi e uccidere gli spartani. Non intendevo questo.